Allora, adesso entriamo nel vivo di quelle che sono le procedure del sistema di sorveglianza. Quindi, in pratica, che cosa si deve fare nel momento in cui si verifica un decesso? Ci sembrava utile rinfrescare le procedure perché sono state presentate più di 10 anni fa, quindi in questi anni sono sicuramente cambiati molti referenti e poi, per fortuna, come abbiamo visto da dati, sono eventi rari e quindi capita raramente di doverle applicare, quindi magari nel momento in cui avviene il decesso il referente non si ricorda. Allora, che cosa è stato fatto preliminariamente? Allora, nel momento in cui la Toscana ha deciso di partecipare alla sorveglianza, l'Istituto Superiore di Sanità ha identificato un'unità operativa regionale che facesse da coordinamento. E questo coordinamento è stato affidato all'ARTS, al dottor Volle, che è responsabile scientifico, e poi io e la dottoressa Dubini, che siamo dei referenti. Abbiamo poi identificato tutti i presidi della Toscana nei quali si poteva verificare un caso di morte materna e sono stati identificati i referenti delle unità di ginecologia e ostetricia. Abbiamo pensato anche di coinvolgere le direzioni sanitarie di presidio, i dipartimenti di emergenza e area critica, della rianimazione, del 118 del Dipartimento della rete ospedaliera e chiaramente i rischi clinici. Non mi sto a soffermare su tutti i referenti, questi referenti sono stati di recente aggiornati dalle vostre direzioni sanitarie, in genere è stato indicato il primario della ginecologia ostetricia e della direzione sanitaria. In alcuni casi poi il primario ha identificato un'altra persona. Comunque tanto poi avrete le slide, potete verificare tutti i nominativi. Se qualcuno vuole nominare un'altra persona, ce lo fa sapere e noi aggiorniamo le liste. Dopodiché abbiamo, come è stato più volte menzionato stamattina, nominato il comitato per le indagini confidenziali che è costituito da molte professioni, abbiamo l'epidemiologo, lo statistico, abbiamo 4 ginecologi, un neonatologo, un anestesista, un medico legale, un anatomopatologo, un'ostetica e abbiamo 2 risk manager. Se qualcuno è interessato a partecipare, ha voglia di contribuire, ce lo fa sapere che noi siamo sempre ben contenti di accogliere delle nuove persone all'interno del gruppo. Allora, in questa slide è rappresentato sinteticamente il flusso di raccolta dei dati. Abbiamo 2 livelli, un livello regionale e un livello centrale. Allora, nel livello regionale gli attori coinvolti sono la direzione sanitaria, il referente regionale, quindi noi ARTS, il referente di struttura, il risk manager e tutti i professionisti sanitari che sono coinvolti nell'assistenza della donna che purtroppo è deceduta, e il comitato regionale. Il livello invece centrale, a parte l'Istat, che come vediamo la segnalazione deve essere fatta anche all'Istat, abbiamo l'Istituto Superiore di Sanità. Vediamo adesso in dettaglio. Allora, la responsabilità della notifica del decesso aspetta alla direzione sanitaria, che ha appunto la responsabilità di fare la notifica non solo all'Istat, ma anche a noi come referenti regionali e lo dovrebbe fare entro 48 ore dal decesso. Questo ci preme a sottolinearlo perché spesso non avviene, nei vari casi che sono avvenuti in Toscana, molto spesso siamo noi referenti regionali che troviamo la notizia in rassegna stampa, perché chiaramente in genere il caso di morte materna finisce sul giornale, quindi contattiamo il referente. E noi questa cosa continuiamo sicuramente a farla, però la procedura prevede che sia la direzione sanitaria per essere comunque sicuri di non perdere mai nessun caso. Un altro aspetto importante su cui mi voglio soffermare e che vede coinvolta la direzione sanitaria è quello di effettuare la
fotocopia della documentazione clinica della donna. E anche in questo caso questo spesso non avviene, e quando noi andiamo a chiedere spiegazione ci viene detto che purtroppo è intervenuta l'autorità giudiziaria, si è prestato tutto e non è stato possibile fare la fotocopia della cartella. Quindi ci premerei a sottolineare il fatto che cioè, è importante che la direzione sanitaria riesca a fotocopiare il materiale prima che intervenga la magistratura. Una volta che è stata fatta la segnalazione, il referente regionale si mette in contatto con il referente della struttura e si assicura che il referente di struttura organizzi l'audit, durante il quale viene compilato un modello che si chiama modello M1, che poi vi faccio vedere. Il referente di struttura dovrà coinvolgere anche tutti i professionisti che sono stati coinvolti nel caso e provvedere poi alla raccolta di tutta la cartella clinica dei dati dell'audit che appunto avvengono attraverso il modello M1, anonimizzare tutto e inviare tutta la documentazione a noi. Mi soffermo brevemente sull'audit per sottolineare il fatto che in ogni caso di morte materna deve essere organizzato un audit con la partecipazione di tutti i professionisti. L'audit si basa sulla metodologia del SEA, che cerca di promuovere la cultura della trasparenza per arrivare al miglioramento dell'assistenza e non deve assolutamente colpevolizzare i professionisti. Deve servire per identificare quelle che sono le azioni utili o le azioni dannose e coinvolgere i vari professionisti, fare quindi un gruppo, anche un gruppo di discussione per arrivare a definire delle buone pratiche, per capire se c'è necessità di sostegno o anche perché evidenziare eventuali esigenze di aggiornamento del gruppo. Quindi si invita a considerare di programmare l'audit in momenti che facilitano la partecipazione di tutti i professionisti e a raccogliere tutte le informazioni disponibili sull'evento, a ricostruire la storia cronologica e poi a compilare il modello M1. Essenzialmente il SEA si deve basare su rispondere a queste quattro domande: cosa è accaduto, perché è accaduto, cosa è possibile imparare dall'analisi dell'evento e quale azione è possibile intraprendere per prevenire casi analoghi. Allora, è importante soffermarsi un attimo sull'anonimizzazione dei dati sensibili. La responsabilità dell'anonimizzazione dei dati sensibili, di tutta la cartella, di tutta la documentazione, spetta alla direzione sanitaria in primis, e al referente poi di struttura e poi chiaramente anche al referente regionale, quindi noi ARS, che dobbiamo controllare che tutto sia stato anonimizzato correttamente. Tutti i dati sensibili, tutte le informazioni che possono far risalire all'identità della donna, ma anche ai professionisti dell'ospedale, devono essere eliminati prima che la documentazione sanitaria lasci la struttura. Quindi devono essere cancellati il nome e cognome, il giorno e il mese di nascita della donna, le eventuali informazioni raccolte nella documentazione clinica che possono permettere di identificare la donna, il nome e cognome degli operatori sanitari e anche tutti i riferimenti alla struttura sanitaria. Allora, devo dire che nelle cartelle che ci arrivano, i nomi e cognomi delle donne in genere sono sbianchettate, però a volte c'è dentro qualche tipo esame e in questi esami a volte rimane il nome e cognome della donna scritto in alto. Gli operatori sanitari delle volte non sono cancellati o comunque non sono cancellati tipo in tutti i diari dell'assistenza, mentre l'ospedale in genere non viene cancellato, anche perché spesso le cartelle sono in carta intestata dell'ospedale, quindi c'è il logo ben visibile e leggibile nella cartella.
Per cui magari l'invito può essere quello di o tipo tagliare proprio il logo o di mettere un foglio bianco mentre si fa la fotocopia. Altrimenti l'ospedale è identificato e poi dobbiamo provvedere in qualche modo a eliminarlo. Allora, una volta che tutta la documentazione arriva al Nominaz, noi ci occupiamo di contattare e nominare il Comitato per le Indagini Confidenziali. Durante questa riunione verrà effettuata in forma confidenziale l'analisi del caso. E chiaramente dopodiché tutta la documentazione, perché durante poi questa riunione verrà compilato un modello che si chiama modello M2, tutta la documentazione ricevuta poi verrà inviata all'Istituto Superiore di Sanità. Istituto di Superiore di Sanità che revisiona l'intera documentazione. E si avvale del supporto di esperti di un comitato tecnico-scientifico nazionale e provvede alla revisione soprattutto dei casi che sono riscontranti e poi a produrre analisi dei dati, raccomandazioni per la pratica clinica, i rapporti di mortalità, come vi ho fatto vedere precedentemente anche la dottoressa Benetti. Quali sono i modelli poi in pratica che c'è da compilare? Allora, quelli che riguardano voi sono i primi tre, quindi la scheda di notifica della morte materna, il modello M1 per i professionisti sanitari e il modello sulle caratteristiche organizzative del presidio. Il modello M2 e i modelli sui conflitti di interesse e della riservatezza riguardano invece i membri del comitato. Allora, il primo modello è il modello di notifica della morte materna, cioè è la scheda di notifica con cui la direzione sanitaria deve segnalare la morte materna al referente regionale. È un modello molto semplice, essenzialmente mezza pagina, in cui si indica semplicemente quando è avvenuto il decesso, se la gravidanza era in atto oppure no, oppure se era avvenuto un evento nei 40 giorni precedenti, cioè un parto, una gravidanza ectopica, un aborto spontaneo o un IVG. Questa semplice mezza paginetta deve essere inviata al dottor Voller per email o per fax entro 48 ore dal decesso. Poi abbiamo il modello M1. Il modello M1 è un questionario cartaceo che viene compilato dal referente della struttura durante l'audit. Allora, è un modello, diciamo, lungo, però nel senso non si deve compilare per fortuna tutte le varie sezioni, ma le sezioni sono abbastanza mutualmente esclusive. Cioè, a parte le prime tre che riguardano tutti i casi perché contengono informazioni generali, le informazioni sulla storia riproduttiva, anamnetica e sulla gravidanza attuale, le sezioni dalla 4 alla 8 ne viene compilata solo una a seconda di se si tratta di gravidanza ectopica, IVG, parto, aborto. La sezione dalla 9 alla 14 ugualmente si compilano in base a quella che è la patologia del decesso. Le sezioni 15-17 vengono compilate solo se la donna ha avuto delle assistenze in particolari dipartimenti o reparti, tipo in anestesia, nel dipartimento di emergenza, in terapia intensiva. Infine, l'ultima sezione invece si chiede se ci sono dei fattori non clinici che possono aver contribuito al decesso, ad esempio fattori amministrativi, carenza di risorse, non so, ritardo della donna nel cercare assistenza, alcune inadeguatezze di alcuni aspetti, tipo comunicazione, mancanza, di risorse, eccetera. Un altro modello importante, che è sempre responsabilità della compilazione da parte del referente di struttura,
il modulo sulle caratteristiche organizzative dell'unità operativa ostetrico-ginecologica. Anche questo in genere non viene inviato e quindi poi lo dobbiamo richiedere. Abbiamo detto che la struttura deve essere anonima, però per fare delle analisi in forma aggregata è utile avere delle informazioni organizzative sulla struttura, senza chiaramente sapere qual è la struttura. Quindi chiediamo informazioni anche qui semplici, come è strutturato il reparto di ostetricia e ginecologia, quanti parti ci sono, quanti cesarei all'anno vengono fatti, quante sale travaglio, quali sale parto ci sono, quali figure ci sono e se sono disponibili H24. Se nell'unità è presente un reparto dedicato alla patologia della gravidanza, se in sala parto sono utilizzate di routine le schede grafiche di monitoraggio, se sono disponibili le flowchart operative tipo per l'emorragia, per lo shock materno, per la distossia di spalla, e se esiste la sala operatoria disponibile H24. Abbiamo poi invece i modelli che sono invece più specifici del comitato delle indagini confidenziali. Abbiamo il modello M2 che viene compilato durante la riunione per le indagini confidenziali e riporta la causa del decesso e descrive l'appropriatezza dell'assistenza e il parere del comitato circa l'evitabilità o meno del decesso. Poi chiaramente tutti i membri che partecipano al comitato regionale devono compilare un modello sul conflitto di interesse in cui dichiarano l'assenza del conflitto di interesse al caso in esame e fanno una dichiarazione di riservatezza su le informazioni discusse durante il caso. Tutte queste informazioni, tutti questi documenti sono poi inviati all'Istituto Superiore di Sanità. Quindi, allora, per sintetizzare e riassumere, allora, la procedura del sistema di sorveglianza prevede la segnalazione da parte della direzione sanitaria entro 48 ore, che deve avvenire sia all'Istat che all'unità regionale. Dopodiché la direzione sanitaria si deve occupare di fare la fotocopia della cartella clinica. Abbiamo poi la parte che riguarda il referente struttura, che deve organizzare l'audit professionale insieme a tutti i clinici che hanno partecipato al caso e insieme al referente del rischio clinico. Durante l'audit viene compilato il modello M1 e il modello M1 e tutta la cartella clinica, è importante ricordarsi di rendere tutto anonimo, viene consegnata al referente regionale. Dopodiché c'è la parte che è relativa all'indagine confidenziale, con l'analisi confidenziale dei casi e l'attribuzione delle cause di morte, la valutazione dell'assistenza e dell'evitabilità o meno del caso, la compilazione del modello M2, la custodia di tutta questa documentazione al referente regionale, fino a che poi non viene inviato tutto all'Istituto Superiore di Sanità, che provvede alla revisione di tutta la documentazione con l'ausilio del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, e con il quale fa poi un incontro, in genere insomma, annuale, per la revisione dei casi incerti e discordanti, fino ad arrivare alla restituzione del dato, della conoscenza, per arrivare appunto alla, identificazione, di, buone pratiche. In sintesi, mi volevo soffermare su alcune criticità di cui ho già parlato, però è bene ribadire. Allora, il fatto che le morti non vengono spesso segnalate direttamente dalla direzione sanitaria, quindi è un motivo per cui abbiamo cercato di coinvolgervi i direttori sanitari.
La documentazione non è sempre anonimizzata, o comunque non è sempre anonimizzata correttamente, quindi invito a farlo. Abbiamo spesso il problema che non ci viene inviata la documentazione, cioè abbiamo solo in molti casi che ci siamo trovati a dover analizzare, avevamo solo il modello M1. Che questo viene sempre, per fortuna, compilato durante l'audit, però non siamo riusciti a recuperare nessun'altra informazione. Quando abbiamo contattato i referenti, ci viene detto che purtroppo è intervenuta l'attività giudiziaria, è stato sequestrato tutto, non è stato possibile fare la fotocopia e quindi non abbiamo niente e non è niente possibile recuperare. Un altro aspetto che volevo sottolineare è che noi stiamo avendo grandi difficoltà a recuperare i referti autoptici. Allora, non sempre l'autopsia viene richiesta, però viene richiesta nella stragrande maggioranza dei casi. Però purtroppo poi interviene l'autorità giudiziaria, viene sequestrata tutta la documentazione. E si hanno dei tempi molto lunghi e molta difficoltà nel recuperare il referto autoptico. Anche a distanza di 2 anni, la Serena Donati mi telefona e mi dice se di procurarli i referti autoptici, però noi purtroppo non riusciamo ad averli. Cioè, dal momento in cui vengono sequestrati, non riusciamo ad averli indietro. Questo ci impedisce spesso di proprio analizzare il caso, come vi ha fatto vedere anche la dottoressa Rubini, su 8 casi, in 3 casi non è stato possibile valutare la reale causa del decesso e quindi attribuire l'evitabilità o almeno del decesso perché non avevamo a parte anche le cartelle spesso, però comunque il referto autoptico sarebbe stato di grande aiuto. Infine, mi volevo brevemente soffermarvi sul ricordarvi di porre attenzione alla compilazione dei flussi sanitari correnti. Allora, soprattutto, vabbè, chiaramente su tutti i flussi sanitari, però soprattutto i flussi che riguardano il settore sono quelli della scheda di dimissione ospedaliera, il certificato di assistenza al parto e il registro di cause di morte. I flussi sono indispensabili per quanto riguarda sia il record linkage, che avviene con linkando la scheda di dimissione ospedaliera e il registro di morte, però a volte ci serviamo anche del certificato di assistenza al parto. E poi sono indispensabili anche per quanto riguarda proprio il monitoraggio attivo della morte materna. Molti di voi a volte sono stati contattati da me perché da SDO viene fuori che sembra che ci sia stato una morte materna. In realtà si va poi a contattare il referente e a controllare, viene fuori che era stata magari attribuito erroneamente un ricovero ostetrico, quindi un codice CD9 nelle diagnosi errato, ed era stata erroneamente compilata la modalità di dimissione, era stato messo modalità di dimissione uguale a 1 e quindi decesso. Quindi in questi casi spesso questo monitoraggio lo facciamo, per fortuna, prima che venga chiusa definitivamente la SDO, quindi invitiamo sempre il referente a correggere la SDO prima che venga chiusa. Quindi l'invito è a compilare con attenzione i flussi sanitari. Vi ringrazio per l'attenzione, questa è la mia email. Potete sempre contattare nel momento in cui avviene un decesso, perché capisco che per fortuna molti di voi non si troveranno mai a dover applicare una di queste procedure, però magari qualcuno gli può succedere, magari gli può succedere tra 2 anni, non si ricorda cosa deve fare, quindi mi può sempre scrivere e sono sempre disponibile a ricordarvi che cosa fare e a mandarvi i modelli se non ce l'avete.
ringrazio e passo la parola ai nostri moderatori. Grazie.